In compagnia del rettore Aurelio Tommasetti, oggi all'Università degli Studi di Salerno, al centro del dibattito l'interesse legittimo, quali gli spunti più interessanti vogliamo estrarre? Beh, innanzitutto bisogna dire grazie ai relatori, perché ovviamente avere qui oggi il Presidente del Consiglio di Stato, il dottor Paino, avere insieme a noi il Presidente di sezione di Consiglio di Stato, il dottore Cirillo e la Presidente del TAR Campania, ci dà la possibilità anche per i nostri studenti che hanno affollato, diciamo, di l'aula, di vedere un profilo che tra accademia, perché si presenta il libro del professore Scocca, un professore emerito di diritto amministrativo, e allo stesso tempo anche vedere il profilo di chi poi dal punto di vista della magistratura amministrativa tratta, diciamo, di questo argomento. E noi come istituzione prestiamo particolare interesse, perché ovviamente per noi è anche un'opportunità per avere un dialogo, diciamo, con gli organi superiori, per avere la possibilità di poter interloquire su materie che interessano anche la vita amministrativa del nostro Ateneo. Ma l'interesse legittimo è un problema, quello dell'interesse legittimo è un problema ed una discussione che è coestesa al diritto amministrativo. Si può dire che la vicenda, la storia dell'interesse legittimo si identifica in qualche modo con la storia del diritto amministrativo. Quindi parlare dell'interesse legittimo significa in realtà parlare dell'evoluzione, delle trasformazioni, dei cambiamenti di questo diritto, che è il diritto della società postmoderna. Oggi si dice per esempio che l'unica lex mercatoria globale sia quella contenuta nelle norme di diritto amministrativo. Il primato dell'Unione Europea comporta una particolare importanza delle norme di diritto pubblico e quindi anche quelle di diritto amministrativo. Molte sono le disposizioni europee che vengono recepite nel nostro ordinamento e che poi noi ci siamo chiamati ad applicare. Quindi parlare dell'interesse legittimo ci consente di avere uno scenario vasto e ampio, che è lo scenario delle trasformazioni dei nostri tempi. Ma direi che parlando di interesse legittimo si parla della storia del diritto amministrativo. In realtà soprattutto si indica esattamente qual è il rapporto tra l'amministrazione e i singoli cittadini. Tutto è riassunto in questa nozione che è stata elaborata dalla dottrina italiana, ma sulla base della giurisprudenza amministrativa. Ecco perché ci sono anche molti magistrati amministrativi, perché in realtà è una costruzione fatta insieme da loro come contenuti e dalla dottrina invece come ricostruzione teorica. È innanzitutto un momento molto importante nella vita del nostro Dipartimento, perché al di là dell'importanza del tema, della, diciamo, stretta attualità di un tema che è classico, devo anche dire, ma soprattutto a fronte della presenza di autorevoli personalità, questa è una giornata che intende rendere omaggio ad un grande maestro del diritto, il professore Gaetano Scocca. Ecco, io penso che l'alto magistero che ha caratterizzato tutto l'impegno del professore Scocca ha reso lustro all'intera università italiana, quindi che il nostro Ateneo e segnatamente il Dipartimento di Scienze Giuridiche, per l'iniziativa del suo direttore professor Sergio Peroncini, abbia voluto programmare questo importante convegno di studi, ecco, insomma, sia un elemento molto importante che sicuramente sarà non solo di grande interesse per tutto l'uditorio e segnatamente anche degli studenti che sono il cuore pulsante di un Ateneo, ma sono sicuro che potranno emergere dai lavori di questo convegno, che tra l'altro si arricchisce dell'autorevole presenza del Presidente del Consiglio di Stato, Paino, sicuramente sarà motivo anche di interesse non solo per gli studiosi, per gli operatori del diritto, ma anche per lo stesso legislatore. Ma che il tema è importantissimo ed è centrale nello studio del diritto amministrativo, ma anche del diritto costituzionale. Ecco perché è una bella iniziativa questa, in presentazione del volume di Franco Gaetano Scocca, che è un maestro della materia, e quindi siamo veramente contenti di fargli cornice in questa occasione, che consente poi di andare alle radici del diritto amministrativo, al suo fondamento e alla sempre contrapposizione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, che è alla base in fondo di tutti i procedimenti amministrativi. L'interesse legittimo al centro del dibattito oggi qui all'Università degli Studi di Salerno, cosa vogliamo estrarre dal discorso di oggi?
Potrebbe sembrare un dibattito che riguarda questioni teoriche, e invece la partecipazione innanzitutto dell'università e quindi degli studenti di diritto pone al centro proprio della concreta tutela del cittadino questa categoria che non è affatto superata, come dimostra il volume che andiamo oggi a presentare.